Oggi video molto breve perché secondo me c'è molto poco da dire, una partita inutile, un risultato inutile che poteva essere qualsiasi risultato visto che la Roma era già matematicamente prima del girone come il CSKA di Sofia era matematicamente ultimo, per cui una partita che trova tempo che trova, un poco più di un amichevole ma che comunque ci può dare qualche dato interessante. Sicuramente la prima, forse l'unica bella notizia di questa partita è il gol all'esordio da titolare di Milanese, un giovane della primavera che sembra essere molto molto promettente. Spero che durante l'anno, come è stato fatto con Calafiori fino a questo momento, possa essere inserito nelle rotazioni di squadra perché il ragazzo sembra veramente molto promettente. Poi abbiamo visto in un'immagine secondo me molto poetica l'esultanza del ragazzo che ricordava, mannaggia, cazzo, mi sono scordato di mettere il silenzioso. Molto poetica l'esultanza del ragazzo che ricordava il primo gol di Francesco Totti, mani ai capelli, non sapere che fare, esultare in modo scomposto. Per il resto i segnali che arrivano da questa partita non sono incoraggianti per quello che dovevano dimostrare, ovvero una formazione che mancava di tutti i titolari tranne Pedro, che giocava per il semplice fatto che è espulso con la partita di campionato per il Bologna, e Kumbulla, che comunque ha bisogno anche lui di giocare con continuità, ragazzo giovane, per cui ci stava la sua presenza in campo. Per il resto era una partita in cui le seconde linee potevano dimostrare all'allenatore di essere importanti, di mettere in discussione le scelte finora fatte nell'undici titolare. Così non è stato, abbiamo visto un Fazio ridicolmente scandaloso, definirlo ancora un giocatore di calcio secondo me è un insulto perché praticamente regala un gol e mezzo agli avversari. Abbiamo visto Juan Jesus completamente inutile, un Diawara non riuscire mai a incidere nel gioco, eppure giocavano contro le riserve del CSKA di Sofia che, ripeto, ultimo del girone, non aveva più niente da dire, per cui sotto quel punto di vista probabilmente il mister non avrà ricevuto i messaggi che sperava di ricevere. Sicuramente io penso che Fonseca sarebbe stato contento di mettere in discussione alcune scelte sul suo 11 titolare alla vigilia di questa partita, così assolutissimamente non è stato, anzi sono arrivate solo conferme che fino ad ora ha fatto bene a non schierare con regolarità determinati giocatori. Per il resto, insomma, c'è veramente poco da dire. Una partita inutile, una Roma che gioca male, gioca malissimo, lascia fare tutto al Sofia. Forse gli unici minuti buoni di partita sono all'inizio del secondo tempo, in cui la Roma sotto di un gol voleva provare a recuperare, ma ci ha pensato provvidenziale intervento di Fazio a evitare che questo potesse anche lontanamente succedere. Ora speriamo domenica contro il Bologna di continuare bene il cammino in campionato dopo il pareggio col Sassuolo. Per il resto veramente c'è pochissimo da dire di questa partita. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.